Torna anche quest'anno il Festival 42 Gradi, quest'anno con un tema ancora più importante. Sì, l'acqua, perché l'acqua è vita e anche l'acqua è disastro, no? Stiamo vedendo in questi giorni come è possibile viverla dalla doppia prospettiva. È un'acqua che manca, manca alla terra, manca alle campagne, manca a tantissima gente e quando arriva, arriva in modo violento. Quindi abbiamo scelto questo tema proprio perché è cogente e in qualche modo ci riguarda intimamente. Gli ospiti di questa edizione sono ospiti importanti. Che cosa pensa che daranno in più al pubblico di questa manifestazione? Il tentativo è quello di permettere a tutti quanti di capire più a fondo quello che stiamo vivendo e anche come poterlo contrastare. E allora figure come quella di Telmo Pievani, o adesso abbiamo appena sentito Alex Zanotelli, è come se dessero una sferzata alle nostre anime, alle nostre menti e forse magari potranno adottare nuovi comportamenti e comunque spingere anche la politica e chi ci amministra a scelte più radicali che altrimenti non si realizzerebbero. Ci vuole tutto il coraggio, direi, in questo momento che aveva Tonino Bello per reagire e penso che davvero dobbiamo incominciare, soprattutto con i giovani, dobbiamo lentamente tirare su dei giovani che abbiano la stessa passione, lo stesso sogno, perché se non c'è un sogno è una passione per qualcosa dato, io dico proprio per restare umani, perché la cosa fondamentale ormai che ci sta saltando è l'umanità, dobbiamo umanizzare di nuovo l'umanità e dare a tutti la possibilità di vivere una vita decente. Era questo il grande sogno di Tonino Bello. Ecco perché Tonino è partito con quella sua scelta dei poveri, ma proprio perché voleva un altro tipo di società. Questo dovrebbe ormai entrare nel cuore dei giovani perché toccherà loro cambiare tutto se vogliamo salvarci. Penso con l'energia, io ho 85 anni, la mia generazione sarà fra le generazioni più maledette della storia umana, perché purtroppo abbiamo fatto un disastro. E io, a me piace proprio parlare ai giovani in questo spirito, dire guardate, tocca a voi, non siete il futuro, non siete più, siete l'unico presente che abbiamo. Questa energia che mi chiedi, penso che essenzialmente io sono grato davvero aver incontrato quel povero Gesù di Nazareth, che per me è una grande ispirazione, il suo sogno per il suo popolo. Lui si è giocato la vita, quel popolo schiacciato da Roma, che era il popolo della Galilea, schiacciato da debiti, ha messo il dito nella piaga e ha pagato per questo ed è quello che dobbiamo fare anche noi oggi. E questa l'energia mi viene da qui, da questa profonda spiritualità, direi gesuana.